Ciò che determina l'evoluzione dell'uomo è l'informazione. Un hacker è una persona che si introduce negli scambi di informazione. Ci sono stati hacker che hanno avuto in mano l'evoluzione. Ci sono stati hacker che hanno avuto in mano la storia. È il 1939. L'Europa trema sotto i colpi di Hitler. Il suo potere inizia a scuotere i grandi della terra quando il suo schieramento nazista invade la Polonia il 1 settembre 1939. Le sottili intese diplomatiche si rompono. Ha inizio la Seconda Guerra Mondiale. Fino a quel momento le guerre si erano combattute con un succedersi di battaglie in cui i due eserciti si fronteggiavano in gigantesche battaglie campali dove il nemico potevi guardarlo direttamente negli occhi. Nel secondo conflitto mondiale, invece, le modalità cambiano totalmente. La guerra arriva fin nelle città, è fatta da piccoli gruppi indipendenti. La strategia e la tattica globale assumono un nuovo significato e lo spionaggio gioca un ruolo fondamentale. Nel 1940 un gruppo di matematici e scienziati battezzati col soprannome di Codebreakers, rompicodici, viene reclutato dai servizi segreti britannici. Il segretissimo progetto militare, dal nome in codice Ultra, ha lo scopo di inserirsi nei sistemi di comunicazione nazisti. Tutto inizia quando un ufficiale dei servizi segreti, conosciuto sul campo come Intrepid, riesce a impossessarsi di Enigma, la potentissima macchina crittografica utilizzata dall'esercito nazista per la produzione di messaggi in codice, all'epoca il massimo della tecnologia in campo militare. L'impresa di Intrepid non è tuttavia sufficiente a svelare i misteri di Enigma. Dopo aver portato la macchina tedesca a Londra, la comprensione del meccanismo utilizzato dai nazisti per la codifica dei messaggi si rivela una sfida troppo ardua anche per i migliori esperti di crittografia dell'epoca. Per rompere il segreto che circonda i messaggi cifrati tedeschi, l'alto comando delle forze militari britanniche decide di riunire in un unico gruppo di ricerca tutte le menti più brillanti dell'epoca, tra cui il 28enne Alan Turing. I Codebreakers, incaricati di carpire ad Enigma il segreto del suo funzionamento, si riuniscono in un edificio vittoriano strettamente sorvegliato, situato a Bletchley Park, nei pressi di Londra, a metà strada tra le università di Oxford e di Cambridge. La risposta dei Codebreakers alla crittografia nazista è Colossus, una macchina calcolatrice costituita da centinaia di valvole e che porta con sé molte delle idee di Alan Turing. Un colosso di nome e di fatto, alto 2,5 metri, lungo 5 metri e profondo 3, realizzato principalmente con pezzi di recupero provenienti dai sistemi postali, telegrafici e telefonici. Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Colossus continua a decifrare i messaggi in codice che i nazisti inviavano in assoluta tranquillità, senza sapere che il segreto del loro imbattibile Enigma era stato violato grazie al contributo fondamentale di un ragazzo non ancora trentenne. Il lavoro dei Codebreakers di Bletchley Park, che grazie alla loro genialità hanno deciso le sorti del Secondo Conflitto Mondiale, rimane oscuro e segreto per moltissimi anni. Tuttora, nonostante siano moltissime le persone che ricordano lo sbarco in Normandia, sono invece pochissime le persone che ricordano lo sforzo che fecero Alan Turing e compagni, che ha permesso agli alleati di effettuare le intercettazioni dei messaggi in codice nemici che hanno reso possibile quello sbarco. Per una strana e amara ironia, un gruppo di persone guidate dalla passione per il calcolo, la logica e la matematica ha scritto una pagina importantissima del Secondo Conflitto Mondiale e della nostra storia, ma nonostante il loro impegno decisivo, il loro sforzo rimane pressoché sconosciuto.
nessuno dei partecipanti al progetto Ultra è autorizzato a menzionare le proprie attività, nemmeno dopo la fine del conflitto. L'esistenza di Colossus è tenuta segreta fino al 1970 e i suoi algoritmi di decrittazione vengono resi pubblici solamente nel 1995. Una copia di Colossus è tuttora presente in un museo creato appositamente a Bletchley Park. Nel dopoguerra, Turing continua il suo lavoro scientifico, pubblicando alcuni documenti che negli anni successivi sarebbero stati riconosciuti dalla comunità scientifica come i primi passi nell'arte della programmazione dei calcolatori elettronici. La più importante di queste pubblicazioni è un articolo del 1950, intitolato Computing Machinery and Intelligence, macchine calcolatrici e intelligenza. Un documento scritto con un linguaggio semplice e senza nemmeno una formula matematica. Una serie di riflessioni con una devastante potenza culturale e intellettuale che hanno avuto un impatto profondo su tutta la storia dell'informatica e sulle ricerche degli anni successivi. Le parole di esordio di quest'articolo sono tremendamente dirette e provocatorie. Il mio intento è quello di rispondere alla domanda: le macchine possono pensare? Senza utilizzare nulla di più della logica, Turing descrive l'intelligenza delle macchine attraverso un gioco chiamato Gioco dell'imitazione, The Imitation Game, più tardi ribattezzato Test di Turing. Le regole del gioco delle imitazioni sono molto semplici. Si tratta di fare delle domande attraverso una tastiera, una telescrivente o una semplice serie di foglietti scritti a mano, rivolgendosi a due interlocutori situati in un'altra stanza, di cui possiamo solo conoscere le risposte scritte. Il gioco consiste nello stabilire, attraverso le risposte alle domande formulate, quale dei due interlocutori invisibili è un uomo e quale una macchina programmata per rispondere automaticamente. Secondo Turing, il grado di intelligenza di una macchina sta proprio nella sua abilità di simulare le risposte umane, dando l'illusione che dall'altra parte del muro ci sia proprio una persona in carne ed ossa a rispondere. Nel suo articolo Turing si dichiara fermamente convinto che tra circa 50 anni sarà possibile programmare i computer in modo che giochino il gioco dell'imitazione talmente bene da fare in modo che un interlocutore medio non abbia più del 70% di probabilità di identificare correttamente l'uomo e la macchina dopo 5 minuti di domande. La risposta alla domanda iniziale, le macchine possono pensare, credo sia troppo stupida per meritare ulteriori discussioni. Tuttavia credo che alla fine del secolo l'uso delle parole ed il senso comune si saranno modificati a tal punto che saremo in grado di parlare di macchine pensanti senza aspettarci di essere contraddetti. Alan Turing è anche l'ideatore della cosiddetta macchina universale. Anche se non ce ne rendiamo conto, quello che noi chiamiamo computer non è altro che una macchina universale di Turing, Universal Turing Machine, e ci risulterebbe molto difficile immaginare un computer in grado di comportarsi in un modo diverso da quello descritto da Turing. Oggi per noi è assurdo pensare di dover tenere in casa un computer per scrivere, uno per fare i conti, uno per giocare a scacchi e uno per ogni altra attività. Proprio perché siamo abituati a pensare al computer come una macchina universale di Turing, vale a dire un sistema in grado di emulare infinite altre macchine, tra cui la macchina da scrivere, la calcolatrice e la scacchiera, aggiungendo addirittura nuove funzioni a questa macchina. Nei primi anni dell'informatica, questo modo di pensare era tutt'altro che naturale, e la limitata potenza di calcolo rendeva assurda l'idea che le funzioni di un computer potessero andare al di là dal ristretto insieme di operazioni per cui era stato progettato. La macchina universale, descritta da Turing, unicamente in termini concettuali, è l'idea di un sistema costituito da un insieme di simboli, da un dispositivo fisico, che ha il ruolo di manipolatore di simboli, e da un insieme di regole prefissate, utilizzate dal manipolatore per modificare il valore dei simboli che rappresentano lo stato attuale del sistema. Modificando le regole di funzionamento, lo stesso dispositivo fisico ha un diverso comportamento logico, così come è possibile utilizzare un pallottoliere per effettuare moltiplicazioni oppure addizioni a seconda del modo in cui vengono utilizzati i pallini.
prima di essere un insieme di circuiti, un computer e un'idea di macchina, e tra tutte le idee che hanno caratterizzato la storia dell'informatica, la vincente è stata proprio quella di Alan Turing, che ha dimostrato come a partire da uno stesso dispositivo fisico si possano costruire infinite macchine virtuali, in grado di imitare qualunque sistema formale, semplicemente variando le istruzioni che determinano il modo in cui si manipolano i simboli del sistema. Oggi sembra quasi banale l'idea di un programma in grado di far variare il comportamento di una macchina logica, ma solo pochi anni fa questa idea ha richiesto un drastico cambiamento di mentalità, paragonabile ad una vera e propria rivoluzione culturale. Diciamo, lo stesso cambiamento di mentalità che occorrerebbe a noi per abituarci all'idea di una macchina universale in grado di imitare a richiesta il comportamento di un frullatore, di un videoregistratore, di un ciclomotore o di un asciugacapelli, semplicemente variando le sue regole di funzionamento. A poco più di 50 anni dalla pubblicazione di Computer Machinery e Intelligence, sono ormai numerose le situazioni in cui proviamo un fortissimo senso di inferiorità davanti alla potenza del pensiero di una macchina. Ad esempio, durante una partita a scacchi contro il computer. Probabilmente, nel futuro saranno sempre più frequenti le occasioni in cui ci renderemo conto che, in fin dei conti, Alan Turing non aveva poi tutti i torti. Con chissà quali pensieri nella testa, il 7 giugno del 1954, Alan Turing si stende sul suo letto e morde lentamente una mela avvelenata con cianuro di potassio. Ovunque egli sia, spero che sia contento di osservare dall'alto un mondo pieno delle sue macchine universali che diventano sempre più simili agli uomini nel giocare a quello che lui chiamava il gioco dell'imitazione.